Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi la batteria Bolk usata in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai la batteria a destra del compartimento del motore. Per rimuovere il coperchio della scatola della batteria, tiralo verso l'alto per sganciarlo, poi verso di te per estrarlo. Con una piccola chiave a bussola e una bussola da 10, svita i due dadi che tengono la batteria sulla barra e poi toglila. Rimuovi la seconda parte del coperchio. Non iniziare mai staccando il polo positivo, perché tutta l'auto è ancora connessa al negativo. Potresti generare delle scintille pericolose per la rete elettrica dell'auto. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per sbloccare il dado di fissaggio del morsetto negativo. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 e prolunga per sbloccare il dado di fissaggio del morsetto positivo. Disconnetti il morsetto. Su quest'auto non è possibile rimuovere la batteria senza staccare il telaio del parabrezza. Spingi sulla linguetta di fissaggio del telaio dalla parte del conducente, poi solleva il telaio. Adesso puoi togliere la batteria. Gratta l'interno dei morsetti con carta vetrata per togliere lo strato di ossido bianco ed evitare avarie sul lungo periodo. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Prendi la nuova batteria. Cospargi i morsetti con grasso ramato per migliorare il contatto con i cavi e contemporaneamente limitarne l'ossidazione. Inserisci la nuova batteria. Rimonta il morsetto positivo. Riavvitalo usando una chiave a bussola con inserto da 10. Infine, rimetti in posizione il terminale negativo e avvitalo. Rimetti in posizione la barra di fissaggio della batteria. Per prima cosa, riavvita a mano i due bulloni, poi finisci stringendo con la chiave. Rimonta il coperchio della batteria. Riaggancia il telaio del parabrezza. Operazione conclusa. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.